Let's move you guys over here, okay? Come on over here. Okay. Come on over here. Sì, anche in questo video, anche in queste due tappe del Coast to Coast abbiamo avuto un incontro ravvicinato, questa volta con uno sceriffo, su una strada dove non potevamo stare in effetti. Ma andiamo con l'ordine. Buongiornissimo, che stanotte ho fatto un freddo veramente assurdo, secondo me tutte queste notti siamo usciti sotto lo zero. Bene, bene, oltre alle inondazioni ci tocca affrontare anche il freddo assurdo. Questo è tutto il casino intorno a me, adesso sistemo le varie cose e poi si salta in sella. Guardate che bella vista dove ci siamo piazzati. Questa è tutta brina che si sta sciogliendo adesso, che si sta alzando un po' la temperatura, però è veramente molto freddo. Molto molto freddo la notte. Devo vedere com'è la situazione. Buongiorno. Buongiorno. Il sole splende. Splendesse anche di notte. Esatto. Ci siamo piazzati tra due strade ad alto scorrimento, nel senso che là c'è la strada che va in città, Greensfield, là c'è una pompa di benzina, mentre quella è la 101. E quello che vedete qua, questo muro, avete presente i video dove ci sono quelli che aprono i magazzini con dentro le cose all'asta? Esatto, è proprio uno di quelli. Ora la mia prossima destinazione è quella pompa di benzina. Perché? Caffè rovente. Caffè caldo? Di merda, farà schifo. Però almeno è caldo. Oggi autostrada, almeno. Facciamo l'autostrada? Per un bel pezzo sì. Now we are going. Un po' di presa. Via, via. La giornata è iniziata in un modo un po' così, a parte che è venuta la tipa, proprietaria probabilmente dello storage, con la macchina ci ha cacciato. Non c'erano telecamere, quindi probabilmente è venuta di sua spontanea volontà e poi purtroppo risveglio amaro perché mi sono alzato e ho trovato il Wahoo crepato. Forse mi ci sono seduto sopra stanotte, forse muovendolo con le varie cose, non so, deve essere caduto in malo modo. Fatto sta che appunto si è crepato. Inizio giornata non benissimo, ecco, non benissimo. Adesso possiamo fare colazione, mangiamo qualcosa e si riparte. Però almeno dai, adesso si sta bene con le temperature. Andiamo a vedere il lato positivo, perché per come è iniziato questo giorno, non bene. Gambali, perché in caso di freddo improvviso questi sono fantastici, stanno qua in posizione sulle calze, si fa freddo magari in discesa si tirano su, poi quando fa di nuovo caldo si tirano giù. Quindi uso quelli di PH, trovo molto bene, sono in lana merino. Ed Emiliano mi ha portato un donuts per consolarmi della Wahoo rotto. È una mattonella, altro che il burro d'arachidi. Cioè dai, adesso li mettiamo tutto nelle borse, è all'alba delle 10. For how many miles? I think Keene City is 11 miles that way. Oh. Or Soledad's that way. Okay, because we have to reach Keene City. So here is impossible to pass. Yeah, the water is running real fast over the road. Okay. Shit. It's going down a lot. It's went down like 6 feet already because the water was way up here. Yeah. It's going down, but it's not passable still. Fuck. You take this road and you don't know where... I don't know where it goes. I just know trucks keep going down there. Okay. I don't know where it goes. Siamo andati diretti per prendere la complanare lungo la collina e c'era una macchina con un operaio dentro cui abbiamo chiesto se potessimo passare nonostante avessimo le biciclette. E a quanto pare non è una questione di mezzi, ma è una questione che il fiume si è alzato di 1,5 metri e ha coperto totalmente la strada. Pensavamo che la parte più difficile del nostro viaggio sarebbe stata quella di attraversare il deserto, invece a quanto pare è uscire dalla California. L'itinerario iniziale prevedeva che passassimo dietro
quelle montagne, seguissimo la costa e a causa delle frane siamo bloccati e dobbiamo per forza seguire l'entroterra. Ok Tani? Sono fuori? Sì, arrivano. Sfiga vuole che anche la complanare dall'altra parte è totalmente coperta di acqua a causa dell'esondazione del fiume e quindi ora inevitabilmente siamo costretti a prendere la statale, che i cartelli dicono vietata ai ciclisti, però non abbiamo altre soluzioni. Notizia bella di oggi è che abbiamo recuperato i chilometri, dovevamo portare una media di 100 km al giorno e siamo a 302, però in 3 giorni Pietro ha strappato la tenda, rotto il GPS, si è rotto lo schermo più che il GPS e ci hanno cacciato 2 volte da dei terreni. Quindi per il momento la California non ci dà un grosso benvenuto. Due dog e una Coca-Cola, $6. Grazie. Una per te. Ah, grazie. Stiamo tarellando, stiamo andando abbastanza bene. E da 5 km fatti in 1 ora e 40 passo da più di 20 di media, favorisce il vento alle spalle, ma anche il fatto oggi di voler fare più chilometri possibili, quindi spingiamo, vediamo oggi fino a dove si arriva. Dopo la stazione di servizio la situazione è improvvisamente peggiorata, quasi gravel, molti sobbalzi, non il massimo. E tra l'altro mi sono accorto prima che mi sono scottato in faccia, probabilmente, anzi, che dite? Si vede? La strada brutta, si tengono 20 di media, si va. Velocità di crociera che si può tenere. Dai, che oggi facciamo un botto di chilometri, sono carico. Cioè, davanti adesso c'è una salita, però sono carico abbastanza. Grazie. Buoni le coca. Dopo 130 km lasciamo ufficialmente la Highway 101 e andiamo al nostro motel. La stanchezza c'è, comunque quasi 6 ore in sella si fa sì. Maybe I'll ask you where is the nearest supermarket? In back of the corner. Okay. Yeah. Thank you very much. Right. Thank you so much. See you. Bye. Ci siamo, no, fa freddissimo zio, dentro si sta così bene. È o non è un'opera di ingegneria per asciugare le calze? Ci siamo vestiti pesanti, tra l'altro notate il look dei gambali con i pantaloni corti, tanta roba. Niente insulti, solo complimenti, adesso usciamo e andiamo a fare un po' di spesina al supermercato qua di fianco. Sia per robe per domani che per riempire lo stomaco stasera, perché dopo più di 130 km ce lo meritiamo. Va bene, lo so che non è la cena della vita, però questo specie di ramen con dentro una scatola di fagioli, delle patatine, l'acqua e... siamo in pole position. The next day. Fa comunque troppo freddo per uscire adesso in bicicletta, sembra di essere in montagna. Saranno
meno un grado, dice Google, ma secondo me ce n'è anche meno. Siamo anche abbastanza scialli perché, viste le temperature, abbiamo deciso di prenotare tra circa 120-110 km un altro posto dove dormire. Siamo attrezzati per dormire fuori, ma queste temperature sono un po' too much. Poi, a causa dell'umidità e delle piogge che ci sono state negli scorsi giorni, il terreno è ancora veramente molto umido, quindi è quello il problema principale. Quindi ce la stiamo prendendo comoda, anche perché per preparare le borse senza uscire dalla tenda è tutto più veloce, tutto più semplice. Quindi ti ritrovi a pensare a quante volte non pensi alle comodità che hai, che sono quelle di dormire sotto un tetto e non alla ghiaccio. È veramente una comodità che secondo me non si dà mai per scontata fin quando non si prova. Ovvio, non c'è bisogno di andare a dormire in tenda o di fare un viaggio in tenda, però sono comodità che non si possono che apprezzare. Un po' come la macchina di caffè in bagno. Comoda, inutile, ma efficace. Peggio. Questo è peggio. E si parte. Sono le 10:30, ce la siamo presa un po' comoda, ma ci sta. Anche oggi 101, dovremmo avere il vento a favore, facciamo più di 100 km, circa 110-120. Il sole splende, adesso si sta bene, fuori non fa più tanto freddo. Dai! Pesa un chilo! Ma che è il muffin più pesante che abbia mai? Buonissimo! These two guys! From Milano. No, he's from Milano, he's from Puglia. European Union? We just got US. Boom! We met Mike. Mike, why Atascadero? Why this name? This name comes from the original Spanish explorers that came through Atascadero, and where they came, there was so much water that the carts kept getting stuck. So this is the place you get stuck. Okay. I wish I could go with you guys. Next time. They're going to go all the way across the country to Miami. We're going to Miami now. Oh. LA and then Miami all the way. This is a freeway. Let's move you guys over here, okay? Come on over here. Okay. Come on over here. Sì, cioè niente di drammatico, ma praticamente in parole povere alcune aree della 101, ovvero la strada principale della Valle di Salinas che stiamo seguendo da 3 giorni, sono off limits alle bici. In particolare sono off limits tutte quelle aree in prossimità delle uscite delle immissioni in strada. Because there's areas where there are a lot of cars. Well, that, but there's areas where there's no other route for you to take, so they allow you to be on it because there's no other route. So freeways are where you have control, where you have fencing, and you have guardrails. If you can make a turn through the median, like there's cross streets and stuff like that, like there is north of Paso Robles, there are cross streets. C'erano anche dei cartelli, ma fino a quel momento non avevano capito bene, quindi lo sceriffo è stato gentilissimo, ci ha spiegato per bene. E niente, per evitare un paio di chilometri di strada, limits alle bici, ora ci toccherà fare molti ma molti chilometri in più. Non benissimo, ecco, ma almeno niente multa anche stavolta. Mi sa che avere la bandiera degli USA sulla bici è stato utile. Oh, chissà, magari è quella italiana che fa quell'effetto alle forze dell'ordine. This is all new to you guys. You guys are from Italy? Yeah. Okay. So totally understand. We were our idea was to arrive to LA on the Highway 1, which is beautiful, but it's closed. I know. And also yesterday was everything was closed. It's very frustrating. No, anche qua parcheggiano sulle bike lane. Toyota, grazie signora Toyota, grazie. Noi l'abbiamo ripresa la 101 e abbiamo fatto una direzione veramente inutile, ci ha fatto fare 7-8 km in più, si sommano sulle gambe, adesso testa bassa e si ritorna
tirare qua sulla 101 che parte in salita letteralmente. Siamo a 445, dobbiamo salire, prima di scollinare per San Luis Obispo, che è il nostro primo checkpoint a circa una trentina di chilometri dalla partenza, però in totale dobbiamo fare 120, quindi ce n'è ancora da fare. C'è la pasta morisana, con le scritte in inglese, anche la passata mutti con le scritte in inglese. Sono le orecchiette pugliesi, i pici toscani, pappardelle, la pasta di vella che non manca mai. Insomma, siamo finiti in un posto super italiano e tra l'altro ricordatevi che chi mangia bene vive bene con la targa Giuseppe Alfano. E non può mancare anche la mano che fa così. Nonostante la deviazione di stamattina, alla fine stiamo tenendo un buon passo, quindi tanta roba. Adesso ci rinfreschiamo un attimo, pochina, e poi continuiamo il viaggio. No, l'ho ancora visto, no alcol beyond this point. Mi sa che l'alcol comunque qua lo prendono abbastanza seriamente come cosa. Cioè, io magari mi sparo... C'è ancora? Sì. Mi sparo l'altra bananella. Tra l'altro bottiglia messicanissima. Perché? È il design dell'industria messicana. A Rocco Grande qua usciamo. La 35 miglia. Raga, io la sto adorando, la California, veramente. Sarebbe bello vedere quei cartelli, share the road, condividi la strada. Siamo a Santa Maria, ultima città prima di Los Alamos, e si entra su una ciclabile che sembra pazzesco, nel senso io sono ancora un po' sconvolto da questa cosa, perché sono partito forse un po' prevenuto, ecco, sull'America, e ripeto, sono felicissimo, però non me l'aspettavo. È bellissimo vedere che un sacco di gente va in bici, o comunque ci sono le infrastrutture per andare in bici. Ovvio non voglio fare il pessimista, però so bene che la California non è gli Stati Uniti, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nel prossimo mese. Mamma mia, solo all'inizio, ne mancano ancora più di 5.000. wow, se ci penso. Questa città, Santa Maria, è veramente gigantesca. Stiamo pedalando da 7 km dal suo interno e non è ancora finita. Adesso probabilmente siamo nei sobborghi, stiamo uscendo, però è gigante, è impressionante quanto sia enorme. Per il resto si sta avvicinando la golden hour, con colori pazzeschi, i colori sono super intensi, super rossi, e a noi mancano 5 km, quindi dovremmo arrivare con un po' di buio, però niente di drammatico. 3 km al B&B di oggi. Siamo obbligati a prendere l'autostrada perché non ci dispiace. Luci accese, io tra l'altro sto indossando questo, che è un giubbotto rifrangente di squame molto figo, che riflette la luce, quindi è come avere delle sfere di cristallo o di vetro, in realtà sono sfere di vetro qua all'interno, e aumenta la visibilità tantissimo. Grazie anzitutto, tra l'altro adesso mi tolgo gli occhiali da sole che non servono più, il sole è completamente tramontato. Luce posteriore lampeggiante accesa e si va. 100 km fatti, anche oggi molto contento, ma resto sempre allibito dalla velocità con cui cambia il tempo
soprattutto la temperatura appena il sole tramonta. Sarà ovvio, però in Italia non è così, è molto più graduale. Qua è già cambiata di quasi 5 gradi, secondo me. Vado a spanne, ma cambia davvero moltissimo. Fa freddo, per fortuna siamo caldi. Sono 17 km fino al nostro motel e non dobbiamo fermarci, soprattutto per il freddo, perché basta fermarsi anche un minuto e si infreddolisce. Andiamo sempre con le gambe, affrontiamo queste sali scendi, che non sono mai cattivi perché la pendenza è sul 3%, però dopo 100 km, 650 metri di dislivello, con la bici carica si fanno un po' sentire. Raga, la scritta è pazzesca. Il posto sembra molto carino, ma prima stoppiamo la traccia, 115 km e un bel 780 di dislivello. Tutto sommato onesto, se non mettiamo un po' di cose. Vado, riscaldamento già acceso. Raga, siamo in un posto fighissimo, domani magari ve lo faccio vedere, però Emiliano ha parlato con una ragazza fuori al focolare e niente, questa ragazza ci ha offerto due pezzi di pane con salmone e caviale. Così devotto perché si è appassionato al nostro viaggio, bravo Emiliano, che col suo splendido sorriso. Queste cose solo in viaggio capitano, veramente. Incredibile. Oh, buonissimo. Io non avevo proprio di testa. Dopo 100 e passa chilometri, quasi 120, ancora più buono. Buoni noodles, ma adesso è il momento nanna. Quasi 120 km, la traccia la trovate in descrizione. Siamo a Los Alamos, in un hotel molto carino. Per Los Angeles mancano 2 o 3 giorni, adesso stiamo valutando, cercheremo di capirla. Gesta particolare, sicuramente l'intervento dello sceriffo un pochino ci ha allungato il percorso, però i paesaggi sono stati lo stesso. Tanta roba, mi sono piaciuti, soprattutto la parte finale, al tramonto con queste colline verdi che sembravano finte, sembravano un render. Io spero che le riprese abbiano reso l'idea e soprattutto spero che vi sia piaciuto il video, quindi potete lasciare un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché ho un sacco di gente che guarda i video non è iscritta. Mi sono dilungato, ci vediamo alla prossima tappa, al prossimo video, non mancate, buone pedalate a tutti, ciao!